Ciao amanti della pizza, ciao e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Gigio Attanasio e parlo di pizza sostanzialmente, ma non solo di pizza. Insomma, insegno a fare la pizza napoletana fatta in casa e insomma, aiuto a creare momenti di gioia e di condivisione per tutti coloro che adorano fare la pizza in casa e che magari non possono andare in pizzeria dati gli ultimi sviluppi. Ci sono già alcune persone in chat. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati. Oggi parleremo di un po' di cose. Allora, gli argomenti del giorno sono autolisi. Sì, perché ultimamente mi sono, tra virgolette, specializzato nell'autolisi. Sto sperimentando un pochino di impasti con l'autolisi, autolisi 100%, ma stasera invece faremo il classico autolisi al 55%. Così vediamo un attimo come viene la pizza. Ma la cosa bella è che questa sera cuoceremo nel forno di casa che conoscete bene una pizza fatta, un impasto fatto con la farina nuvola, Caputo nuvola, che finalmente sono riuscito a trovare la nuvola e quindi ho cominciato a mettere le mani in pasti a vedere come veniva. Le prime che ho fatto sono venute davvero bene. Quest'altra qua non so sinceramente, vi dico la verità perché stanotte ha fatto particolarmente freddo, dovrebbero essere abbastanza mature e lievitate. Speriamo che non facciano sorprese. Stanotte ha fatto freddissimo qua. Io, ma per chi non lo sa, sono in Irlanda e qui ieri quando ho cominciato a impastare erano 20 gradi. Ho messo il lievito per 19-18 gradi, ma stamattina quando mi sono svegliato qui in cucina c'erano 15 gradi. Quindi c'è aria di neve, per cui speriamo bene. Saluto a volo chi mi sta seguendo. Vabbè, io sto guardando qua quanto sono fesso, guardo al computer quando ho il mio cellulare. Luca Antonio, ciao, ciao Antonio, Luca, Paola, Luca, tutti quanti, bentornati, bentornati. Ci siamo, dai, forza, cominciamo subito. Allora, abbiamo qui un po' di cose, non le vedete, ma qua abbiamo la farina che utilizzeremo, nuvola. Per fare questo impasto con autolisi e qui abbiamo invece il forno che pure conoscete abbastanza bene. Ciao a tutti, bentornati. Ciao Peppe, felicissima sera. Allora, cominciamo subito con questo impasto, cioè questo impasto, questa è farina. Vedete, insomma, non è tanta farina perché insomma mi serve giusto per spiegarvi quello che farò. Però l'impasto, diciamo la ricetta di questo impasto è la solita, è quella con 1 kg di farina, 670 grammi di acqua perché al 67% di idratazione. Più o meno con nuvola ho fatto, sperimentato un 19 ore di lievitazione e maturazione a 20 gradi più o meno, quindi per un totale di 0,71 grammi di lievito. Oppure 71 di lievito madre se bello rinfrescato, bello vivace, oppure 0,23 gradi di lievito secco e poi 34 grammi di sale perché come al solito faccio 50 grammi sul litro. Qui le quantità sono ovviamente inferiori, questi sono soltanto 250 grammi, ma perché voglio mostrarvi quello che andrò a fare. Allora, prendiamo subito la bilancia. Allora, in che cosa consiste questo processo autolitico? Insomma, noi andiamo ad aggiungere il 55% dell'acqua, del totale dell'acqua che andrebbe aggiunta alla farina. E quindi mescoliamo. Insomma, aspettate che sennò non mi vedete. Ok. Allora, dovrebbero essere circa 92 grammi. Settantacinque, settantasette. Ecco qua, 91 goccetto. Ok, è bellissimo perché quando si fa l'autolisi l'impasto diventa più estensibile e più resistente. Non è che diventi più forte nella misura in cui. Cioè, allora ragazzi, capiamoci,
Quando si fa l'autolisi non è che andiamo ad aumentare la forza dell'impasto, la forza è misurata attraverso la W, quindi con l'alveografo di Chopin, per cui non è che facciamo miracoli con l'autolisi, però succede un qualche cosa per cui l'impasto lega meglio e legando meglio diventa più resistente quando lo andiamo a stendere e quindi quando utilizziamo delle farine magari un poco più deboli e magari vogliamo aumentare l'idratazione, questa è una cosa che ci può favorire l'impasto. E aspettate che sto girando qua, non lo vedete, sto usando semplicemente una forchetta per andare a recuperare la farina che sta sul fondo. Ora l'autolisi secondo Giorilli, che è il maestro di tutti i pizzaioli, anzi vi consiglio magari di comprare adesso per Natale qualche libro di Giorilli, ci sono anche in formato ebook sul Kindle, ci sono le ricette, ma ci sono anche tutte le spiegazioni abbastanza anche semplici, ci sono vabbè, spiegazioni più scientifiche, ma altre anche più semplici da comprendere, anche se non si ha un background scientifico, come dire, io non ce l'ho, quindi però sono riuscito a comprendere il tutto. Quindi lui consiglia di aggiungere appunto il 55% di acqua e di procedere con l'autolisi per almeno 30 minuti. Lui consiglia tra i 30 minuti e le 6 ore, perché oltre non ci sono benefici accertati. Quindi sappiatelo quando cominciate, diciamo quando pianificate i vostri impasti. E quindi considerate questi 30 minuti fino al massimo di 6 ore. Quindi lo mescolate come ho fatto io, in maniera molto grossolana, guardate. Vedete come sono? Insomma, ed adesso è tutto molto slegato, non deve sviluppare ovviamente il glutine, però da solo adesso l'impasto, questa schifezza qui, si legherà in qualche modo. Ci basterà lasciarlo riposare. Nel frattempo è entrato qualcuno in scena, cioè non è in scena, ma è nel retroscena e non si vuole far sentire, quindi sta mettendo. Buonasera a tutti. Guarda. Se lo Se lo dici dici verso verso la la camera camera senza senza farti farti vedere. vedere, Ok, ti... buona mano, va bene. Sì. Buonasera a tutti. Allora, sto cercando di mettere questo, i famosi tempi morti. Una diretta, sì. Ok, allora metto un po' di pellicola. Okay. E lo lasciamo così. Questo lo lasciamo riposare e poi vedremo al termine della diretta che cosa succederà a questo impasto. Ok? Però, perché non voglio lasciarvi così appesi, vi faccio vedere che cosa è successo a un impasto al quale ho appunto fatto l'autolisi. Questo impasto qua circa un'oretta fa, vedete com'è? Incomincia a legarsi, non è come l'autolisi 100 che vi ho fatto vedere nell'altra diretta, ve lo ricordate lì invece com'era? Ovviamente perché lì c'era tutta l'acqua e quindi l'impasto aveva cominciato a legarsi di più, però questo già dovrebbe bastare a rendere l'impasto più resistente, vedete? Ora come si deve procedere? Bisogna procedere aggiungendo il resto dell'acqua, quindi il 45% che ho pesato precedentemente. Lo aggiungiamo. Poi andremo ad aggiungere il lievito ed infine il sale. Per ora comincio a mescolare in modo da far sciogliere i grumi e
anche se comunque è un po' più difficile rispetto all'altro impasto che vi ho fatto vedere 2 settimane fa, dove invece non ce n'erano di grumi. Quindi qua vi consiglio di andare a fare così con le mani, come quando, che ne so, schiacciate le patate per fare, non so, qualcosa con le patate, le crocchette. Fate così, in questo modo andrete a schiacciare anche i grumi. Così, molto semplice. Già così è abbastanza interessante, vedete? Però ovviamente, vedete, si strappa, non è un impasto bello, ma va bene così, dobbiamo lasciarlo grezzo. A questo punto si va ad aggiungere il lievito. Quindi, se questo fosse un impasto da 1 chilo, come vi ho detto prima, dobbiamo aggiungere la bellezza di 0,71 grammi di lievito fresco, oppure 71 grammi di lievito madre, oppure 0,23 grammi di lievito secco da attivare, oppure quelli che possono essere aggiunti direttamente all'impasto. Anche se devo, questo è un disclaimer, devo controllare perché le volte in cui ho aggiunto il lievito caputo, che è quello che si aggiunge alla farina, l'ho aggiunto all'impasto già impastato, non mi ha funzionato bene. Adesso non so se c'è stato un errore da parte mia, oppure magari quel lievito necessita di stare nella farina per essere attivato. Questo non lo so, però voglio farvelo sapere in modo tale che vi possiate poi regolare in merito. Ok, ora ho pesato, a dire la verità, ho pesato un po' più di lievito, vado a metterne metà di questo, perché stasera, ragazzi, fa proprio freddo, fa molto molto freddo, quindi non voglio fare che poi l'impasto non lieviti, quindi ne ho messo il doppio. Stasera fa proprio freddo. Quindi con la forchetta vado a spalmare il lievito. Vediamo un po'. Allora, mi leggo. Toronto. Quindi in questo caso qua, rispetto all'altro impasto che vi ho fatto vedere l'altra volta, c'è bisogno di impastare un pochino, ma proprio poco poco, senza sforzo. Nell'altro caso invece non c'è proprio bisogno di impastare. Nel frattempo c'è un rumore terribile di buste. No, figurati, figurati, ma quando mai? Ma ci mancherebbe altro. Ma mettiti a suonare le buste della spazzatura, non c'è problema. Insomma, qua non si può fare una diretta in santa pace, ma come si deve fare? Allora, vi dicevo, andiamo quindi ad aggiungere il sale e adesso succede una roba divertentissima. Allora, vedete com'è bello asciutto, cioè è ovviamente umido, però sotto le mani comincio a sentire che questo impasto piange. E infatti fra poco, quando ve lo lasceremo riposare, caccerà un po' d'acqua. Questo è normale. Ok, dunque, adesso questo impasto qua lo lascio riposare per un po'. In teoria dovrebbe essere un'oretta, però lo riprendo fra una mezz'ora, così facciamo la laminazione insieme e vediamo che succede. Però guardate, adesso io, ma questo non l'ho impastato per niente, però guardate come, non so se si veda, no, forse è buio, buio, eh. È comunque abbastanza liscio per essere grezzo, vedete? Non ho fatto nulla, insomma, voi immaginate quando utilizzate una planetaria, state lì a impastare, 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 lo levate dalla planetaria ed è così. Se la planetaria, diciamo, non ce la fa, o comunque
l'idratazione magari è troppo alta. Qui non ho fatto nulla, metto qua, opla, e faccio. Allora, pulisco un pochino le mani. E poi parliamo di un qualche cosa che parte lunedì. Se avete seguito la diretta fiume di Antonio Malati di Pizza, una diretta che nemmeno Fidel Castro, 12 ore di diretta, avete sentito a un certo punto che insieme a Vincenzo Viscusi abbiamo annunciato qualcosa. Quel qualcosa sta per cominciare lunedì ed è una roba che mi sa che non avete mai visto prima. Diciamo che lunedì ci sarà la puntata zero, quindi spiegheremo il format, spiegheremo un po' che cosa faremo, e poi dalla successiva, ma non basteranno i fuochi d'artificio a tenerci. Allora, Vabbando, tu sai che cosa parte lunedì. Antonio, mi fai una cortesia? Potresti postare in chat il link al canale? Perché ragazzi, questa cosa può partire soltanto se voi ci aiutate. Abbiamo aperto un canale nuovo e vi chiederei per cortesia di andare lì e iscrivervi, perché soltanto iscrivendovi a quel canale, che è il canale che utilizzeremo insieme ad Antonio e Vincenzo, per far partire questo nuovo format. Quindi se Antonio adesso posta il link, vi chiederei di andare lì e di iscrivervi. È certo che lo puoi postare, tu l'hai postato, un altro po' che ha detto vita, morte e miracoli, ma non vuoi postare, posta il canale e così facciamo iscrivere le persone. Non so quanti siamo 200, 250, 260 di là, dobbiamo raggiungere un numero almeno di 500-600 persone, altrimenti qua non parte niente, ve lo dico. La mansion Wayne, grande Gigio, la pizza molto ricca. Antonio sa cosa parte lunedì. Buongiorno desde Spagna, Andalusia. Oh, hola, tutto bene in Spagna? Si mette il lievito. Sì, l'ho appena messo il lievito, sto leggendo i vostri messaggi. Sì, vabbè, per chi non riesce a guardare la diretta, ve lo sapete che lo lascio. C'è qualcuno che scrive da Toronto, anche qualcuno che scrive dalla Francia, fantastico. Allora, ok, dai. Non posso mettere il link perché ho gli URL bloccati. Ok, allora vado, che se le cose proprio, hai ragione, ho gli URL bloccati. Allora, adesso vado su Telegram, lo recupero da lì e ve lo posto io, così stiamo a posto. Eccolo qua, vi ho postato il link, per favore vi iscrivete e non vi perderete neanche un secondo di questa roba boom che faremo, ok? Ciao da Vienna, ciao, saluti a Vienna. Buonasera. Allora, per chi si è connesso da poco, oggi utilizzeremo la farina nuvola. Abbiamo fatto degli impasti con l'autolisi e questi impasti li cuoceremo nel forno di casa con il metodo grigio. Allora, vi faccio vedere a che stanno gli impasti che ho fatto ieri sera. Ah, perché siamo soltanto a 300, no ragazzi, dobbiamo arrivare a 500. No, non è cosa. Allora, questi sono gli impasti. Ho messo questo perché mi sono reso conto che si è rotto questo, guardate, e quindi per salvaguardare i poveri impastini ho messo un po' di pellicola. No, mi sembrano abbastanza gonfi, questo qua forse è un poco più avanti rispetto agli altri due, vediamo se è vero. Ma state impastando questa sera oppure sono l'unico che impasta? Ciao da Caivano. Ciao Stefano, grazie per l'iscrizione. E voilà, questi, infatti questo qua mi sembrava un poco più avanti. Vedete come sono sotto? Ok, benissimo. Allora, nel frattempo che aspettiamo i nostri bellissimi impasti e vediamo quello che succede,
io preparerei gli ingredienti. Ingredienti per la pizza, quindi mi vedete sempre. Questa telecamera, che ricordo è stata gentilmente consigliata da Antonio. Non sono consigli per gli acquisti, però mi piace davvero tanto. Guardate, ciao! Mamma che fredda l'acqua, ragazzi, non avete proprio idea. Stanno uscendo i cubetti di ghiaccio da quest'acqua. Allora, facciamo un po' di... Sistemiamo gli ingredienti che ci serviranno per la pizza. Anto, ma quanto è bella sta telecamera. Come si vede, ragazzi? Come vedete? Come vedete? Mi date un feedback. Vi piace l'immagine? Bella? Si vede meglio del solito? Si sente bene? L'audio è sincronizzato? Avete problemi tecnici? Fatemi sapere. Ciao Luca, ciao tutta Roma. Ciao Checco 10, ciao! Ciao Salvi! ciao tutta Reggio Emilia, perfetto, siete top, tutto ok, discretamente bene, grande Gigio, grazie Daniele. Alright, andiamo a... cominciamo con il pomodoro, la pummarola. Per il pomodoro ho già aggiunto un cucchiaino di sale, così non lo devo pesare. Vado a mettere questo della Strianese che trovo qua. Vedete, è bello salsato. Vedete com'è bello concentrato. Veramente sembra pomodoro concentrato, guardate. Pazzesco. Aggiungo un pochino d'acqua, ma proprio poco poco, per andare a recuperare. Che è davvero tanto, è concentrato. Perfetto. E lo facciamo a mano, come facevano i vecchi pizzaioli, cioè vecchi non anziani, nel senso i pizzaioli di una volta. Anche se adesso mi schizzerò come un pazzo, ma chi se ne frega. E vi leggo nel frattempo. Grazie Felice. Non ho mai provato lo Zio Ciro subito. Però Sergio lo usa e si trova davvero bene. Tra altre cose è una ditta sarda. Allora, i panetti hanno lievitato circa 19 ore, 20 ore esattamente. E idratazione 67%. Quanto può stare il lievito di birra nel freezer? Dopo 6 mesi cosa può succedere? Guarda, c'è un video interessantissimo fatto da Antonio di Malati di Pizza proprio sul decadimento del lievito nel freezer. Quindi dopo 8 mesi lui proprio spiega con un bellissimo grafico, spiega che cosa succede al lievito. Ti consiglio di andarlo a vedere. Basta che cerchi Antonio Malati di Pizza lievito e lo trovi. I pizzaioli di oggi come preparano la salsa? Ragazzi, utilizzano, ci sta chi utilizza il mini pimer, la cosa a immersione. Oppure ci sta chi utilizza semplicemente il passino, ci sono i passini grandi. Io, a dirvi la verità, non amo il mini pimer. Prima lo usavo parecchio per fare il pomodoro. Non mi piace perché se non fate attenzione, quando se tritate troppo, rischiate di montare il pomodoro e montandolo, insomma, viene schiumoso. E poi c'è un'altra cosa da considerare, che quando utilizzate i mini pimer, andate a tritare anche i semi. E i semi, essendo gialli, fate l'effetto arancione. Quindi, alla fine il sapore è quello, per l'amor di Dio. Però, dal punto di vista visivo, non, è una cosa che non mi piace tanto. Ciao Paolo! Ciao Paolo! Che parte di Casoria, Paolo? Casoria Centro o Cittadella? Alfredo, io ti consiglio tutta la vita, non impegnativo, secondo me puoi partire da Giorilli, c'è proprio quello sul pane. Ci sono sia le ricette che la spiegazione proprio scientifica, quindi puoi partire dalle ricette e poi, se
Se ti incuriosisci, puoi andare oltre e puoi approfondire la parte più scientifica. Però sono libri che puoi utilizzare anche semplicemente come ricetta. Giolilli tutta la vita, poi ci sta Casucci, che pure ha scritto un bellissimo libro proprio sulla pizza. IGM, saluti da Pozzuoli. Ciao, ciao, salutami tutta Pozzuoli. Vediamo. Ciao Gigi, sto facendo l'impasto 24 a 65 con nuvola classica, rossa classica. No ragazzi, questa è proprio nuvola, solo nuvola. Infatti con l'autolisi vi faccio vedere che solo nuvola è un portento. Si può mettere il latte nell'impasto? Fabri, si può fare tutto nell'impasto. Per esempio, una volta ho utilizzato nell'impasto come esperimento e non come ricetta. Ragazzi, seguitemi. Ho utilizzato il Quando fate i formaggi, no? Per esempio, se fate la ricotta, comprate il latte e poi utilizzate, che ne so, dell'aceto o del limone per poi fare il. Non è proprio ricotta, è. Come si chiama? Il primo sale, forse. Poi l'acqua che rimane l'ho utilizzata e l'ho incorporata in un impasto. È venuto un impasto coloratissimo, bellissimo, però sinceramente non lo consiglio, insomma. Però sono esperimenti da fare, però ci sta chi mette il latte, perché comunque il latte aggiunge dei grassi, quindi in teoria dovrebbe rendere l'impasto più morbido e volendo dovrebbe anche colorarlo di più. Per esempio quando ho usato quell'acqua, in effetti l'impasto è venuto molto colorato. Però devo dire anche che poi quel tipo di impasto conserva diciamo, ha un sapore molto particolare, quindi non saprei. Allora, non vi ho fatto vedere alla fine com'è venuto. Non vi ho fatto vedere niente. Allora, questo è il pomodoro. Vedete com'è bello grossolano. Mi piace, così dà più il senso dell'artigianalità. E qui c'è qualcuno che continua a utilizzare dei sacchetti in questa stanza. E vabbè. Panetti congelati, basta che li fai tornare a temperatura ambiente e state a posto. Saluti da Venezia. Ciao, ciao Venezia. Ma sono anni che non torno a Venezia. 100% di idratazione l'ho fatto una volta. Ma era giusto un esercizio così. Fatte zeppole salate con le patate nell'impasto. No, no, no. Fatti i panzerotti con le patate. Il latte non aggiungete grassi animali, per l'idratazione basta solo acqua. Ma infatti con le farine che esistono oggi, ragazzi, davvero è inutile andare ad aggiungere grassi animali, tipo strutto. Ok, allora abbiamo fatto questo. A questo punto andiamo di mozzarella. Come vedete, non l'ho tagliata prima, l'ho messa qui a scolare, l'ho semplicemente aperta. Poi l'ho messa a scolare, vedete che c'è, non so se si riesce a vedere, c'è un po' d'acquetta. Va benissimo. E quindi taglio, faccio delle fette, più o meno un centimetro. Perché nel forno di casa conviene lasciare la mozzarella un po' più grossa. Altrimenti si scioglie prima. E quindi poi fa il famosissimo effetto tappetino. Che tanto ci piace, no? Questo forse è uno dei motivi per i quali chi ama la pizza napoletana poi tende a odiare tutte le altre pizze, perché in molte pizze c'è questo effetto della mozzarella che si scioglie tutta e fa sto tappetino giallognolo, bruciaticcio, davvero terribile. Che quando si raffredda la pizza potete tranquillamente staccare la mozzarella come se fosse un tappetino, pazzesco. Allora, questa mi sembra tagliata, semplicemente una mozzarella da 150 grammi. E qua ridendo e scherzando ci siamo, ridendo e scherzando ci siamo. Perfetto. Allora vado a controllare il forno. Vediamo che cosa dice. Ciao forno! Non so se riuscite a vedere la temperatura, sta a 200
e sta statico sopra e sotto. Apriamo. Ho messo un po' di olio sulla lastra prima di preriscaldarla. Non la usavo da un po' e quindi l'ho oleata giusto un pochino. 236 gradi la lastra, quindi non è pronta. Per prepararla porto il forno su grill e comincio ad alzare la temperatura qui e mettiamo intorno a poco più di 200 e piano piano vedrete che la resistenza comincerà a diventare rossa. Nel frattempo prendiamo l'impasto e vediamo se possiamo già cominciare a lavorarlo. Ho pezzetti di pomodoro dappertutto. Allora, i tappetini e le pizze, sto leggendo i vostri commenti. Ciao Patrizia, ciao Domenico Vitrò. Il siero, ecco, grazie Emi, non mi veniva il nome, sto dimenticando l'italiano. Sì, il siero, bravissima. Dice, provate il Lillo Extreme, sto aspettando che arrivi, nel frattempo studio su YouTube. Antonio, non lo so sinceramente se comprerò il Lillo, ti dico la verità, perché ci vuole tanto tempo, non ce ne sono, per ora non ce l'ho in nella lista della spesa. Poi probabilmente non avrò più la cucina con col gas e quindi questa cosa sarà un problema. Ah, la schiacciata, ma porca miseria, annaggia, schiacciato qua, guardate, ma ci vuole proprio una musica triste proprio. E vabbè, cerchiamo di recuperarlo, dai, non è tutto perso. Anche quando sembra tutto perso. E voilà. Voilà, è cresciuto, cresciuto. Allora, qui ho sentito un rumorino, ho sentito un click, quindi significa che ha raggiunto la temperatura. Io metto, esatto, la solita storia che avanzo piano piano, e a questo punto qua mi devo sbrigare, perché sennò ma stasera il forno non lo vedo proprio, subito si è spento. Beh, lo lascio un po' sfogare adesso e vediamo che succede. Allora, stendiamo come al solito, tocco il meno possibile il cornicione e vedo lì dove avevo schiacciato. Ah, forse qua è salvo, dai, 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 tanto rumore per nulla, era qua. Vabbè, basta fare attenzione, dai. I panetti pesano, se qualcuno me l'ha chiesto, pesano circa 230 grammi, non di più. Perché quando facciamo i panetti, li cuociamo nel forno di casa, conviene comunque mantenerci un pochettino più bassi come peso, per far sì che la cottura rientri in quei 110-120 secondi. Quindi, che più appesantiamo il panetto, anche con gli ingredienti, e più ci vorrà tempo ovviamente. Io adoro le palle di legno, non so, mi sembra una roba più artigianale, più, non lo so, mi piace di più. Però devo dire che le palle di alluminio, specie quelle che hanno i buchi, sono molto pratiche, perché quando si usa farina, specialmente con idratazioni più alte, è una santa cosa. Mi sa che questo è il sotto, sì, è il sotto, è il sotto. Ragazzi, qua si è schiacciato, in realtà si è schiacciato, quindi questa parte qua non crescerà molto bene. Vabbè, mica la buttiamo, no? La mettiamo qua sopra. Qui secondo me ci sta troppo impasto qua dentro. Vediamo qua che succede. Sapete che... Ok, dai. Allora, adesso vado fino a 225, che è la metà qua. E adesso vado a tutta velocità a mettere gli ingredienti. Via!
e 1 e 2 e 3. No, qua, qui il cornicione non c'è più. Non vi preoccupate se la pizza non è perfettamente tonda, la aggiusterò prima di metterla sulla lastra. Ok. Basta mozzarella, due foglioline di basilico, tre, va, se no voi dite che sono tirchio. No, non ce lo metto il parmigiano perché sennò mia figlia giustamente si arrabbia. Qua com'è la situazione? Vediamo un po', aiuto. Bella rossa, bella rossa. Vai, vai, vai. Ok. Vado a mettere l'olio. Aperto in modo tale da non far spegnere la resistenza. Largo la pizza. Ma tanto si è spenta. Sentite come fa la ventola. Vado a mettere. E adesso in bocca al lupo. Ah, non vi ho fatto vedere quando l'ho infornata, cavoli. Bene, oltre due, dai. Allora, qui c'è la lucina. Adesso per chi mi chiede, ma come faccio con la resistenza? Allora, guardate, adesso appena si spegne, io vado avanti con il regolatore della temperatura e poi faccio un passetto indietro, così guadagno un pochino di gradi. Non so quanti secondi siano passati, siamo subito qua, torniamo. Nel frattempo io prendo già il piatto. Il profumo c'è, profumo ne abbiamo, ecco qua, guardate, si è spento. Avanzo e poi vado poco poco indietro. Mi sento tipo un ladro che cerca di aprire la cassaforte, cerca la combinazione, è uguale. Vediamo un po'. Ragazzi, c'è un profumo pazzesco. Io quasi quasi direi di girarla, perché non saprei. Infatti sta crescendo come una pazza. Ecco qua. Avete visto già? Hello, hello Freddy, how are you? Hello to Norway. Well, sorry, I was complaining about cold here in Ireland, but sorry, I was disrespectful, as in Norway, I think it's very cold. Stavo chiedendo scusa perché mi sono lamentato del freddo qui in Irlanda, senza considerare che in Norvegia mi sa che fa proprio freddo freddo, no? Sento un profumone, vediamo. Ecco qua. Io sono curioso, che mancano 30 secondi, ragazzi. Mi dite? Io non ho preso proprio il tempo. Si è spento ancora. E mo la levo proprio, dai. Wait. Signore e signori, a pizza. Secondo me è rimasta 2 secondi in più dentro. Ma adesso mi munisco di orologio, di insomma, perché voglio contare esattamente a 120 secondi, prendo e la levo. Allora, per essere la prima, comunque, guardate qua, quando l'ho schiacciata. Allora, vediamo vedere sotto. Però si rovina. Forse ve la faccio vedere meglio da qua. Vediamo. Che ne pensate? Mo faccio scaldare la lastra un altro poco. Faccio scaldare bene. Così viene ancora meglio. Allora, la faccio vedere così.
vediamo con un po' di luce in più. Attenzione, ecco, no, forse c'è troppa luce, meglio così, dai. Il profumo è buonissimo. Allora, grazie Domenico, grazie mille. Allora la taglio, tagliamo, vediamo com'è la situazione, perché se poi non è buona dobbiamo rifarla qua. Grazie Daniele, grazie a tutti, grazie. Wow, siete 335, grazie, ah, che felicità. Francesco, devi chiedere ad Antonio, io non ce l'ho, non lo conosco, ho visto che è un forno valido, quindi Antonio, se ci sei, com'è questo GGF, che poi sembra il mio forno, il famoso forno GGF, il Gigio forno, però non c'entro niente io con loro. Battutona! Andiamo, prova del taglio. Però devo dire che pure di lato non è venuta male. Però secondo me, però è morbida, guardate qua. E vediamola questa struttura di nuvola cotta nel forno di casa. Siete pronti? Oh no, ecco qua. Che ne pensate? Che ne pensate? A me piace. Aspettate che sto in ombra. Ecco qua. Ta-ta-ta-ta. Che dite? Ed è morbida, eh? Faccio vedere la morbidezza, perché magari non... Boh, guardate. E si piega il giusto. Diamola con questa. Ci sta. Ragazzi, sta farina spacca. 67%, 19 ore, non ho aggiunto nessun'altra farina, ho fatto soltanto l'autolisi. E io mo, sapete che faccio? Io questa la provo, ma solo perché siete voi, eh. Mamma mia. È buona. Mattia, ho usato la ricetta del mio video del metodo grigio, ma non ho messo né olio e né zucchero. E non so se avete notato che non ho messo nemmeno i fogli di alluminio. Sto andando avanti, sto cercando di capire come ottimizzare senza utilizzare cose extra. Buona. Vediamo la struttura qua. Pure qua che ho schiacciato. Al suo perché. Proviamo a tagliare qua. Ah, mi sta colando tutto. Dai, sono contento, dai. Quindi, non che ce ne fosse bisogno, però abbiamo dimostrato che anche con un forno di casa la farina nuvola funziona, perché comunque uno dice, vabbè, la farina nuvola deve avere comunque un forno che va a 500 gradi, no, puoi farla anche nel forno di casa e funziona, si alza lo stesso il cornicione, la struttura si forma ed è una pizza buona, ecco, per essere una pizza fatta nel forno di casa. Ma adesso ci riproviamo. Cerco di fare più attenzione alle temperature, cerco di fare una pizza più maculata. La famosa maculatina. Battutona! Qua placido, io l'ho comprata a 9 pound e 80, 2 kg, non me lo dire proprio. Emi, è una lastra in acciaio, trovi il link in descrizione, c'è pure un buono sconto del 5% se ti interessa. Tania, non è la questione del... Allora, l'autolisi non è che ti migliora la cottura.
ti migliora proprio la resa dell'impasto finale. Quindi il fatto che tu utilizzi l'F1 oppure il forno di casa o qualunque altro forno professionale o semiprofessionale no, non cambia nulla. Semplicemente quando stendi non si buca come si bucherebbe senza l'autolisi, se magari hai sperimentato problemi. Io per esempio leggo di persone che la farina nuvola non la utilizzano mai da sola, aggiungono sempre qualcos'altro, tipo un po' di caputo rossa, un po' di caputo pizzeria, blu pizzeria, per bilanciare, in effetti per evitare che si strappi. No, adesso l'avete visto, cioè non ha un impasto resistente, magari adesso facciamo qualche prova, prova a romperlo, così vediamo quanto resiste. Io però, per una questione proprio, legata agli sponsor, devo mangiare un'altra fetta di pizza, scusate. Buona. Buona. Quindi adesso, scusate, faccio l'altra. Con le frattate va bene lo stesso, sì. Va benissimo. Dai, passo la pizza alla mia famiglia. Ho appena urlato, ragazze, volete un po' di pizza, però ve l'ho risparmiato per non distruggervi le orecchie. Ma questa la lascio qua nel frattempo. Io sono unto come nelle peggiori pizzerie di Caracas. Non che abbia qualcosa contro Caracas, ma è una famosa pubblicità. Ho preso uno straccio nuovo e proseguiamo con le altre. Siamo a 47 minuti. Ce la farò a tenere. Che pizza pronta? Sì, quella là, non c'è formaggio. Ok, vorrei aggiungere la mia. Sto facendo una festa dove c'è il tè con i miei pupazzetti. Posso portargliela? Sì, vai, vai. Gnam, gnam, gnam. Grazie. Prego, prego. È importante, ragazzi, i pupazzetti, insomma. Allora, adesso Gigio, hai tutti gli occhi addosso, hai gli occhi di 270 persone. Hanno visto la pizza, si sono spaventati e se ne sono andati. Adesso cerca di non schiacciare, perché in realtà io ho usato questo contenitore perché erano solo tre pizze. Ho detto, boh, ma figurati, sarà facile prenderle qua dentro senza distruggerle. Sì. Uno, due e tre. Ah. Ah. Tensione altissima, eh? Tensione altissima. Allora, qua siamo a 200 il forno, perfetto. Incomincio a, non vedete? Facciamo che comincio ad alzare poco, 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 poco. E facciamo un'altra pizza. Nel frattempo vediamo se ci sono domande. Buonasera. Buonasera a chi è entrato adesso. Sì. Mettete il like, grazie. Perché l'impasto non è tutto liscio, ci sono alcune crepature e magari non è incordato bene. Aspetta, mi state guardando. Non è magari incordato bene. Cuocendo con la refrattaria faccio allo stesso modo. Sì, ovviamente ci vuole più tempo per cuocerla perché impiega più tempo per cuocere sotto. Dai, facciamo la stesura. Questo è il sotto. Comincio, ricordiamocene che questo è il sotto. Sposto il gas dal centro verso il cornicione. Potete anche mettere la mano a freccia. Sento quasi un dottore quando sente. Giro. Adagio per non andare a distruggere il cornicione, a schiacciarlo. Facciamo questo movimento.
Ok. Sì, questo è il sopra. Perfetto, allora guardate quello che vi dicevo prima. Questa non so se riuscite a vederla, la struttura. Vedete attraverso? No, perché in realtà con la nuvola potreste, dopo un po' di ore, perché adesso siamo andati oltre le 20 ore, forse adesso siamo intorno alle 21 ore. Invece, avete visto il miracolo dell'autolisi, e questa è soltanto autolisi al 55. Poi vorrò provare anche un'autolisi al 100 per vedere poi che cosa succede. Vedere se magari è ancora più resistente. Però l'avete visto durante la stesura, ha retto benissimo. Ciao forno, come va? Niente, facciamo scaldare ben bene. Nel frattempo andiamo ad aggiungere la pummarola. 3 cucchiai, non di più, così cuoce nei tempi previsti. Facciamo così, movimento circolare. Un po' di mozzarella. Anche adesso mi tocca non mettere il parmigiano, un po' di basilico, si è spento, vado a vedere che cosa è successo. Sapete che facciamo? Andiamo anche a misurare la temperatura, vediamo se in qualche modo la lastra si è scaldata per bene. Non so se vedete 320, non so se avete visto. Io quasi quasi provo a cuocerla. Mettiamo il giro d'olio. Allargo. Anche se in teoria andava allargata un attimo prima di mettere l'olio, perché adesso rischiamo di far cadere l'olio sulla pala. Quindi fate questa cosa dopo averla allargata e prima di infornarla. Andiamo. Ragazzi, ancora non è ancora rovente. Aspettiamo poco poco, dai. Aspettiamo poco poco. Tanto l'ho fatta così asciutta che non dovrebbe spugnarsi. E poi, grazie all'autolisi, non c'è questo pericolo, quindi non dovrebbe attaccarsi sulla pala. L'avete visto, è molto essenziale come pizza. Come quantità di mozzarella e pomodoro, insomma. Vediamo un po' qua cosa succede. Aspettiamo che diventi rovente. E nel frattempo leggo due cose. La telecamera è una Sony ZV-1. Chiedi ad Antonio, qualunque cosa è colpa sua. Tania, ho fatto la mia solita ricetta, soltanto che ho usato l'autolisi. Pizza Live Talk, 335 iscritti. No, non metto al massimo, perché in realtà. Ok, allora vi spiego questa cosa. Non metto al massimo perché in realtà mi interessa che la resistenza rimanga sempre rossa. Se metto al massimo da subito, quando lui raggiunge la temperatura, si spegnerà la resistenza e spegnendosi la resistenza non cuocerà bene il sopra della pizza. Allora, sono le 20:55 e 45 secondi, quindi 20:57 e 45 secondi dovrebbe finire. Ecco qua, già si è spento subito. Aumento e vado poco 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 indietro a filo. 57 e 45. Gigi, riesci ad abbassare? Ma adesso no, da qua no, Anton, non ce la faccio. Dovrei andare vicino e smanettare. Allora, si è spento. A quanto siamo? Ci vuole ancora un po' per i 45 secondi. Allora, Anton, che dicevi? Abbassare gli F? Io ho messo, mi pare tutto automatico, o forse no.
Sono F25, F2.8. Ma perché mi vedi scattoso? Cosa c'è che non va? Proprio oggi ho fatto l'impasto all'80 di natazione. Oh, si è spento di nuovo. Ecco qua. Ok, manca poco meno di un minuto. Ragazzi, mettete a parte i like, vabbè, vi iscrivete per favore al canale che ho postato, il Pizza Talk. 57, quanto manca? Mancano più o meno 30 secondi. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via. Ma non l'ho mai aperta, eh. Vediamo com'è venuta. E non ve la faccio vedere, no, ragazzi, no, vergogna, non ve la posso far vedere. Mannaggia. Eccola qua. Yamma, yamma. Bellissimo. Guardate qua. Guardate qua. Non ho aperto il forno neanche un secondo. L'ho cotta in 120 secondi esatti. Adesso guardiamo il sotto. Tensione, ragazzi, c'è molta tensione. Vediamo com'è sotto. Mamma mia, è venuta malissimo. Poco cotta, veramente poco cotta. Boh, è abbastanza calda, quindi attenzione. Qui è ancora un po' rigida. Aspettiamo 2 secondi. Già, si può fare. Nei tuoi video c'è la ricetta con l'autolisi. Ho fatto l'autolisi in un paio di video, però adesso sto facendo sostanzialmente live, quindi trovate tutte le mie ricette dell'autolisi, le trovate sempre nelle live. Grazie, grazie a tutti, grazie ragazzi. Eh sì, ma questo è il concetto, ragazzi, veramente con pochi strumenti. Boh, io adesso sto usando sta lastra perché la trovo bellissima per il fatto che comunque mi cuocia bene il fondo. Senza aspettare troppo, perché se utilizzate la refrattaria, in ogni caso necessita di molto più tempo per riscaldarsi e soprattutto una volta che fate la pizza ci vuole tempo per tornare di nuovo in temperatura e soprattutto ci vuole più tempo per cuocere bene il fondo. Lo cuoci in maniera più uniforme, prende quel colore paglierino, però non ha mai quei puntini, non è. Invece la lastra spacca e davvero potete cuocerla in 120 secondi. Sicuri di cuocere bene sia il sopra che il sotto. Questo, diciamo, è l'elemento di novità, tra virgolette. La lastra si chiama Chef Steel, trovate il link in descrizione e c'è anche uno sconto del 5% se volete magari farvi un giro. Utilizzate quella da 1 cm, però se non siete sicuri delle prestazioni del vostro forno, tipo che magari la resistenza tende a spegnersi prima, eccetera, eccetera, prendete pure quella da 6 mm, risparmiate pure qualche cosa, che essendo più sottile va in temperatura prima. L'autolisi è questa tecnica che ho mostrato e che vi mostrerò adesso. Allora, prima di andare avanti e farvi vedere che cosa sta succedendo agli impasti, vorrei mostrarvi invece la sezione di questa pizza. Guardate, una parte a caso, dai, questa qua. Ragazzi, e visto che l'ho fatta con la nuvola, direi che si vola. Guardate qua, aspettate, si vola. Però magari dite questa è una bolla d'aria. Vabbè, è una bolla d'aria. Dai, prendiamo qua. E mo pure questa qua è una bolla d'aria, che dite?
Ecco qua, pure questa qua è una bolla d'aria. Non credo. La sto distruggendo, però. Io qua ci facciamo il presepe qua dentro. Brucia. Che ne pensate? Io mi ritengo soddisfatto. E sapete che faccio? L'assaggio anche. Buono. Soffice, soffice, ragazzi, veramente soffice. Allora, vi dico la verità, quando ho visto il prezzo, ho detto, ah, ma non perché sia costoso, anche se forse rispetto alle altre farine costa un po' di più, però vivendo in Irlanda, la spedizione, il costo, eccetera, eccetera, l'ho pagata 9 sterline e qualcosa, che sarebbero 27, sono quante sono? Quanto sono 9 sterline in euro? Non lo so, quanto sono? Saranno 12 euro, 13 euro per 2 kg. Ho detto, vabbè, comunque la voglio provare. Non è che l'ho comprata per farmi una fornitura. Ero curioso, che qui non la trovo. Però devo dire la verità, ne è valsa la pena. Cioè, almeno ho provato sta nuvola e ho visto di cosa si tratta. Però, sto preparando il video, quindi stay tuned, come diciamo qua. Come se fossi un irlandese, perché vi farò vedere poi il video con tutta la preparazione. Però nel frattempo questa live rimane qui e quindi ve la potete rivedere. No, ragazzi, Peppe, la tua domanda: quanto tempo? Avete visto il tempo di stendere un'altra pizza ed è pronta? Perché in realtà il trucco sta nell'usare sempre il grill per scaldarla. Perché quando il grill diventa rovente, porta subito la lasta a 310 gradi, cioè proprio immediato. Quindi sta tutto lì. Il tempo che impiega a scaldarsi in realtà è il tempo che impiega la resistenza del forno a diventare rovente, perché la lastra si riscalda per irraggiamento del calore che proviene da qua e devo togliere il mio dito perché si sta fondendo tipo come se fosse nella lava. Non so se è chiaro. 9,97. Ok, Gigio, se domani la pizza con la farina nuova nell'F1 non mi viene buona, mi licenziano. Perché? Ma ti viene buona, ti viene buona. Stai scherzando, ti viene buonissima. Vabbè. Io smetto di mangiare. E torniamo un po' indietro. Vi ricordate? Lo pulisco un po' qua sopra perché non voglio che la semola vada a finire qui. Allora, prima di tutto, vediamo che cosa è successo a questo impastino. Ha cambiato già faccia, ve lo ricordate com'era? E soprattutto, come vi ho detto prima, ha un po' sudato. Guardate l'acqua qua sotto, non so se riuscite a vedere. È bagnato, è proprio lucido qua. Perché è il sale che ha fatto questa cosa. Allora, io che faccio adesso? Prendo l'impasto, a parte guardate ma com'è bello resistente. Guardate come lo tiro. E non ho fatto nulla, non l'ho impastato fino a incordarlo, lo tiro e adesso vado di laminazione. Sotto infatti è bello umido. Vediamo. Con la laminazione gli diamo ancora un po' più di struttura. Oh no. Aspettate ragazzi, è successo qualcosa. Ok, mi vedete sempre? Sì. Allora, gli diamo un po' di struttura.
Vedete come resiste alla stesura così. E utilizzo stesso il tavolo per stenderlo. In questo modo assicureremo pure che il sale e il lievito poi possano distribuirsi bene su tutta la superficie dell'impasto. Non fa niente qua se si buca, però guardate com'è bello resistente. Qui perché magari non è incordatissimo, infatti vedete com'è frastagliato qui, ma va benissimo lo stesso, non vi preoccupate. E quando fate il suo servizio fate così per dargli più estensione. È importante stendere l'impasto che sta al centro perché ce n'è di più. Quando avete raggiunto una dimensione che vi soddisfa, nel mio caso vi ripeto, l'impasto è davvero piccolo, sono 250 grammi di farina, l'ho fatto giusto per mostrarvi la tecnica, quindi più grosso di così non viene. Una volta che avete raggiunto questa dimensione, sono anche fuori dalla telecamera, fate così, piegate come si fa con i cornetti quando li sfogliate, tirate e fate così, girate e poi, termine che Antonio ama ripetere all'infinito, andate di pirlatura, pirlate. Tu quante volte l'hai detto pirlate nel tuo video, quello della pizza facile? Allora, utilizzate stesso il tavolo per incordare. Non vi preoccupate se vedete queste piccole imperfezioni perché si assorbiranno. Adesso che cosa succede? Succederà? Tra un'ora, quindi ben oltre la fine di questa diretta, andrò a fare delle pieghe 1, 2, 3 e 4 e dopo un'altra ora ancora altre pieghe. E poi a quel punto lì mi fermo, lo lascio riposare tutta la notte e il giorno dopo poi faccio altre pieghe se devo fare del pane oppure se devo fare della pizza, vado di staglio e quindi poi li appallottolo. Tutto chiaro? Ora vediamo che cosa succede qua. Ho usato il 67% di idratazione. Questo invece è l'impasto che abbiamo fatto all'inizio della diretta, ve lo ricordate? Con l'autolisi al 55%, sempre con nuvola. Quindi ho aggiunto il 55% dell'acqua sul totale della farina. Vediamo che cosa è successo a questo impasto. Vedete, ha cominciato a legare, non tantissimo, sono passate giusto un'oretta. Poteva, vedete qua sto filo. Sì, pochino, pochino, va, qualche cosa. Qua vedete la struttura. Chiaramente più rimane meglio è. Ed è diverso dall'autolisi che vi ho mostrato negli altri video, nelle altre dirette, al 100%, dove metto il 100% dell'acqua. Ma va bene così. Quindi che faccio? Vado ad aggiungere il resto dell'acqua, quindi il restante 45%. Non sono sicuro. Sì, dai. Non ero sicuro se quella fosse l'acqua di questo impasto, ma credo di sì. E mi aiuto con una forchetta, così da incorporare l'acqua, che sta parte qua è un pochettino rompiscatole, insomma, se non vi piace sporcarvi le mani. Qui ho usato idratazione al 67%. Sempre nuvola. E voilà. Sembra un po' bagnatino.
vado a mettere il lievito, in questo caso lievito madre, perché essendo così poca la farina, avrei dovuto mettere tipo 0,05, 0,05 di lievito, ragazzi, sinceramente. Ho la bilancia quella lì di precisione, però era troppo poco, quindi ho detto vabbè, usiamo il lievito madre, almeno qua si va sul sicuro. E stesso con la forchetta, continuo ad incorporarlo. Lo posso anche proseguire a mano, non me l'ha chiesto il dottore di usare la forchetta. Lo vedo un po' bagnatino, secondo me c'era più acqua là dentro. Forse ho fatto un'autolisi con meno del 55%, perché qua mi sembra più bagnato. Vabbè, non fa niente, ragazzi. Tanto si impasterà da solo. Facciamo una cosa, come vi ho fatto vedere prima, per togliere questi gnocchetti e per far sì che l'impasto venga bello omogeneo, vado a utilizzare questa tecnica. Quindi come quando schiacciate le patate. Prendo l'impasto e lo schiaccio così. C'è anche quell'altra pizza se ti interessa. Aspetta, Allora, qui aspetta. c'è Ecco uno dei miei orsetti qua, così ti vedono, dai. e volevo dirvi se era buona la pizza, se le è piaciuta o no. Allora, a me è piaciuta tanto. Ora sentiamo. Ah, però prima potete commentare dei nomi per questo orsetto perché non so come chiamarlo. Grazie. Io penso che la pizza era la pizza più buona Quindi diciamo che l'orsetto è piaciuto. Vado, vado, mi rizzummo. Come si può chiamare? Orsetto Gigio. Salvatore. Aspetta, voglio far vedere nel frattempo che cosa è successo. Vedete? Ho fatto questo servizio e l'impasto adesso sembra brutto, ma non lo è. Il sale, devo andare a mettere metà del sale che ho posato Ok, ci sono qua. qui, c'è Orsetto Gigi, c'è Salvatore, c'è Bruno, c'è Teddy, c'è Gigino e c'è Teddy Bear. C'è anche Teddy. Ok, come lo vuoi chiamare? Tra questi nomi, ci penso un po'. I miei preferiti sono. Aspetta, Salvatore, l'orsetto montore. I miei preferiti sono. Non lo so. Salutano mamma. Ciao, dice salutare la mamma, che sei Domenico. Non lo so, mi piace. Non lo so, mi piace tanto. Teddy, vabbè, si va di Teddy. Ma se qualcuno dice un altro nome? Aspetta, vedete, ho messo il sale, ho messo metà di quello che c'era nella tazzina perché ho sbagliato prima a pesare. Teddy si chiama. Ok, fili. Ok, allora abbiamo un nome e si chiama Teddy. Noi abbiamo un elfo che ha fatto un'altalena e la potrà usare Teddy. Solo un attimino. Ormai lei spadroneggia proprio con la tecnologia. Teddy, vedi? Lui lo dovrò prendere da qualche parte e lui si potrà sedere sopra. Io potrò dondolarlo. Vi faccio vedere poi. Qualcuno dice di chiamarlo Do. Chiamalo Dough? Ci penso. Se è femminuccia, Margherita come la pizza. Mi piace! Beh, non lo so se è maschio o femmina. Io dico che è femmina. Sì, dico che anche io, sì, è femmina Oh, sicuramente. mi piace Margherita. Bene. Perché è la sua pizza preferita. Grazie per Consiglio. quel consiglio. Sì, io dico, allora, non lo so, Teddy e Margherita. Visto che tu quasi ci sono tanti orsetti che si chiamano Teddy, lo chiamerò Margherita, mi piace allora. Grazie per il nome. Abbiamo anche l'angolo TV Bim Bum Bam, per chi se lo ricorda.
Allora, che cosa ho fatto nel frattempo? Chiarice faceva sto sondaggio, ho aggiunto il sale, ho proseguito con quella tecnica dello schiacciapatate per altri 2-3 minuti e adesso, a parte pulirmi le mani dall'impasto, faccio piega 1, piega 2, piega 3 e piega 4. L'arrotolo su se stesso, magari faccio come ho fatto prima. E anche questo per non essere stato impastato, tutto sommato non è affatto male. Tanto poi diventa liscio fra poco. Fra poco, insomma, fra un'oretta. Adesso prendo, lo ricopriamo. Questo ve lo risparmio. E quindi poi passiamo all'ultima pizza. E voilà, questo è fatto. Allora, mi sciacquo le mani. Potete sparire all'improvviso, ma ci sono sempre, ragazzi. Allora, vi è tutto chiaro della tecnica dell'autolisi? Vi è tutto chiaro il motivo per cui l'ho fatta e che benefici ha portato all'impasto e alla nuvola? Scrivetemi le vostre domande. Nel frattempo che faccio, che elimino l'impasto dalle mani e facciamo l'ultima pizza. Allora, che ne pensate di questa farina nuvola? Merita o non merita? Allora, io vado qua e vado ad aumentare la temperatura per preparare il forno all'ultima pizza. Prendiamo il panetto, bagno questo per bene, bagno, cioè nel senso bagnetto di farina, raccolgo con la spatola l'impasto. Si va a mettere nell'angolo, non userò mai più questo contenitore e lo mettiamo qua. E voilà. Mo controlliamo com'è la temperatura qua. Ah, guardate, non so se si riesce a vedere, ma è rovente. 300 lì sotto, 314, 309, qua di meno, va bene, va benissimo, lo lascio così, poi quando la vado a stendere aumento un'altra volta. Ho quella da un centimetro, ragazzi, Francesco. Domanda, l'ultima laminazione dopo seconda ora prima dello staglio può giovare? Guardate, sinceramente, io quando non ne ho fatte due di laminazioni ho soltanto rovinato l'impasto, però magari sono stato totalmente inetto. Secondo me, da quello che ho potuto osservare, ma non sono un esperto di laminazioni, però una fatta al momento giusto può bastare. A meno che non è un impasto che vedete rovinato, nonostante la prima laminazione e i vari passaggi, magari vedete che l'impasto è poco incordato, la struttura non è buona, allora magari sì, fare un'altra laminazione ha senso, ma farla così magari no. Che pietra refrattaria usi? Gabriele, sto usando in realtà una lastra in acciaio, non sto usando nessuna refrattaria. Perché è importante il sopra e il sotto del panetto e la cottura? Guarda, ci sono diverse scuole di pensiero. Allora, se usate il sotto, lo girate e cuocete la pizza così al contrario, dovrebbe, almeno nel forno, in un forno con abbastanza calore, dovrebbe venire una macolatura un pochettino più
pronunciata rispetto a questa parte qua. Proviamo a vedere che succede, dai. Proviamo a vedere. Qua l'ho già schiacciato un pochino. Un po' di farina, il giusto. E questa parte che mi sembra un pochettino più schiacciata, la mettiamo in fondo dove credo che il forno sia più caldo. Ok. Aggiungiamo il pomodoro. Qui dentro c'è solo pomodoro, per chi si è collegato dopo che l'ho fatto. Pomodoro e sale, non c'è olio. Vado a mettere giusto un 3 cucchiai di pomodoro, non di più, perché bisogna sempre bilanciare la quantità di ingredienti da mettere sulla pizza per far sì che possa cuocere nel minor tempo possibile, altrimenti biscotta. Mozzarella. E mettiamo basilico. Ragazzi, vi siete iscritti al canale che vi abbiamo detto prima con Antonio? Pizza Talk. Faremo delle robe clamorose lì, eh. Qua si sta scaldando. Qua ce lo metto un po' di parmigiano. E che cavolo. La largo poco poco, che tanto comunque in cottura si restringe. Perfetto. Vado a mettere l'olio. Giro d'olio e andiamo a vedere che succede qua nel forno. Allora, si è un pochino, si è riscaldato in sostanza, quindi si è spenta la resistenza. Adesso controlliamo e vediamo se la resistenza diventa rossa. Nel frattempo la pizza già c'è qui, va benissimo perché non ci sono tanti ingredienti e soprattutto con l'autolisi evitiamo che gli ingredienti bagnino subito la struttura della pizza, del disco di pasta, rendendolo poi difficile da far scivolare, facendolo poi attaccare alla pala. Ecco, controlliamo qua. No, non spegnere. Dai, dai. Ecco qua. Dai, andiamo a infornare. Via. Sono le in Italia 9:24 e 54. Levo la pizza alle 9:26 e 54. Nel frattempo do sempre un'occhiata alla resistenza perché quando si spegne vado ad aumentare poco poco per la durata della cottura. Si è spento. E poi vado un po' indietro. Mi sento Arsenio Lupin. Pizza Talk Live. Saluti a tutta la Germania. Che stiamo? Allora. Aver messo il sale, succede sempre che l'impasto si rompa, sfaldi, diventa poi impossibile da ricompattare. Ho provato tutti i modi, riposi, slap and fold. Danilo, hai provato con l'autolisi? Se provi con l'autolisi, anzi, il sale servirà. Sbaglio, mancano forse una quarantina di secondi. No, in questo caso non ci serve il vapore perché sennò poi impiega più tempo. Con la lastra state tranquillissimi, non abbiamo bisogno di farla diventare morbida. Ecco qua. Ma
Mancano circa 15 secondi, eh. Quella di G-Metal in realtà è in acciaio inox ed ha uno spessore diverso. La regia mi dice che l'acciaio inox ha un impatto diverso. Controlliamo. Pronto, è pronto, è pronto. Pure troppo, pure troppo. Forse qui è venuta un po' chiara, forse, rispetto a qui. Chissà dove l'ho messa, qua sotto, e magari sotto quella porzione di resistenza, magari lì era un pochettino meno forte. Però, boh, aspettiamo 2 secondi che si raffreddi e vediamo la struttura anche qui e vediamo il sotto. Spero di poter iniziare la prossima attività, arrivare all'agricoltura sinergica, farò assaggiare i miei prodotti sulle vostre pizze. Francesco, volentieri. Autolisi, non trovo più la tua ultima ricetta. Caterina, guarda, alla fine del video, cioè puoi tornare all'inizio del video, cioè hai capito cosa intendo? Quando finiamo la diretta, puoi rivedere e ti faccio vedere tutti i passaggi. Meglio l'acciaio o il carbone? No, Anto, allora, anche questo, quello che mi dice la regia, sia il signor Wikipedia che altre fonti, in realtà il carbonio è parte integrante dell'acciaio. Diciamo acciaio al carbonio sostanzialmente per differenziarlo dall'acciaio inox, che è un acciaio che viene utilizzato in altri contesti, ad esempio le pentole, eccetera, eccetera. Adesso tecnicamente direi una marea di sciocchezze, però da quel che so è che c'è una percentuale di carbonio, credo inferiore in quello inox. Il carbonio c'è sempre, però in quello inossidabile, diciamo, viene trattato in maniera diversa. E per la cottura in forno conviene avere una lastra invece proprio così. Per esempio su amazon.com ne trovate un bel po', vedete se costa di meno magari importarle dagli Stati Uniti, però è una cottura che si usa da tanti anni per il pane, ma da tantissimo. Infatti la vedete la differenza quando cuocete il pane su una lastra, vedete che la crosta è molto più spessa rispetto a una cottura che invece fate su una refrattaria. Ok, allora vediamo un po' la pizza come è venuta. La pizza, vedete, è un po' più chiara rispetto a quelle di prima. Sotto. Mamma mia, qua sento proprio i mandolini, eh. Bellissimo. Vediamo il taglio. Le forbici per la famigerata e boh. Vabbè, no, forse stanno qua. Andiamo a fare il taglio. Morbida e morbida. Ragazzi, sta farina non si discute. O la si odia. O la siama. Questo è Caputo Nuvola. Veramente niente da dire. Niente da dire, ragazzi. Pura, cioè non c'è nient'altro dentro. Fantastico. Se non dovessi comprarla da Amazon, veramente ne prenderei un po' di più. Bella, bella, bella. Si piega. Andiamo alle vostre domande. La lastra va trattata. Allora, Roberto, la lastra, se sei pratico di teglia in ferro, la teglia in ferro blu, è lo stesso tipo di trattamento. Quando la ricevi, devi fare la bruciatura, è già oleata, e poi se dovesse arrugginirsi, perché magari, che ne so, si bagna e non va lavata con l'acqua in generale, ma se dovesse arrugginirsi basta semplicemente utilizzare una spugnetta abrasiva o nel caso peggiore della carta vetro, vetrata, per eliminare la ruggine, e poi rimetti di nuovo l'olio.
ovviamente pulisci, metti l'olio, lo ripassi e fai di nuovo la bruciatura e te la ritrovi come nuova, proprio standard. Basta che non la bagni, alla fine è ferro, cioè acciaio, inteso come lega con col ferro. Perché dici che è pesante da digerire, Alessandro? Da che cosa lo dici? Da cosa lo deduci? Ma dici la farina nuvola? Nel momento in cui fai comunque una maturazione lunga, se fai una maturazione breve, 8 ore, con una farina che comunque ha 12,5 grammi di proteine, non so la forza, forse sarà un 2,80, magari sì, ti viene difficile da digerire, però con 20 ore, voglio dire, penso che sia ok. Grazie Caterina Ferraioli, grazie mille, grazie di cuore. Un abbraccio virtuale. Che lastra uso? Uso questa lastra che si chiama Chef Steel, trovi il link in descrizione e c'è anche un buono sconto del 5%. 24 ore. E tu 24 ore non riesci a digerirla questa qua? Guarda, questa è la seconda volta che faccio le pizze con la nuvola. La prima volta non ho avuto problemi, anzi trovate le fotografie nel mio Instagram, andate lì, anzi se non siete ancora mi seguite su Instagram, mi trovate come Gigio Pizza, lì trovate un po' di fotografie, insomma il dietro le quinte quando faccio le pizze, non faccio video ma posto comunque qualche cosa. Come la serve una FA come la pizza. La mia Caputo ce l'ho tutta. Adesso io non ho la fortuna di trovarla, insomma, ho provato soltanto la Caputo, la blu, neanche la pizzeria, la blu cuoco che è più debole, e la rossa, la Caputo rossa che è molto forte. Infatti le mescolavo insieme. Poi vabbè, c'è stato un periodo in cui ovviamente non sono andato più al supermercato con la pandemia e quindi poiché ci riforniamo da un fornitore italiano, c'ha soltanto la Polselli e quindi c'ha dato la Polselli. Mi sono trovato bene, devo dire la verità, però a livello di assorbimento di acqua sono rimasto stupito dalla nuvola, perché io ne ho lette di ogni sulla nuvola e non assorbe più di un tot. Invece devo dire la verità che a parità di 67% la Polselli Super, che è un'ottima farina, però faccio io personalmente, non sono bravo, faccio più difficoltà a incordare l'impasto. Poi è una signora farina usata in tantissime pizzerie, super farina professionale, tant'è vero che non vende i pacchi da un chilo, vende quelli da 25, quindi probabilmente devo capire ancora come migliorare nell'impasto di quel tipo di farina. Conosco la linea Petra Mulino della Giovanna, ma non ho mai avuto modo di provarle. L'ho comprata ma l'ho mandata ai miei a Napoli, e quando vado ad aggiungere il sale e chiudere la biga il giorno dopo, se c'è dei problemi non riesco più in nessun modo a ricompattare, cioè si sfalda quando, ma tu utilizzi un'impastatrice planetaria o impastatrice? Se usi la planetaria usi l'alta velocità, questo è un altro trucco, insomma è l'unico modo che hai per devi proseguire ad altissima velocità e devi fare gli stop. In realtà la prima volta, guarda, c'è proprio un video, se lo cerchi nel mio canale, sulla biga, e faccio proprio vedere che all'inizio, quando è così è tutto sfaldato, tu devi proseguire alla massima velocità con l'impastatrice. Lo so, si può rompere, però intanto se hai un'impastatrice planetaria normale, l'unica cosa che puoi fare, con la foglia devi proseguire fino a quando poi l'impasto non si avvolgerà attorno alla foglia. A quel punto lì spegni, lasci riposare, lui si affloscia, scende dalla foglia e dai un altro giro. A quel punto l'impasto impiegherà di meno a incordare, insomma, ad attorcigliarsi attorno alla foglia. Stoppi, aspetti, fai scendere e fai questo. Fai questo per 10 minuti, 20 minuti, non so quanto, 20 minuti magari è pure troppo, una decina, quindicina di minuti, e in questo modo riesci ad incordare un impasto come quello fatto con la biga, comunque un'idratazione più importante. Poi
un ruolo importante viene ricoperto anche dalla tipologia di farina che utilizzi. C'è chi utilizza per esempio la manitoba per fare la biga, quindi una farina più consistente, con una forza maggiore. Magari tu utilizzi una farina non così forte per la biga. Ci possono essere tanti motivi, però prova magari con l'impastatrice. Silvia, cosa ne pensa di loro? Guarda, sono odiosissimi. Antonio di Manati di Pizza e Vincenzo Viscusi. Veramente, guarda, non si sopportano. E da lunedì facciamo una trasmissione insieme. Se per favore puoi iscriverti al canale Pizza Talk, che partiamo con una trasmissione, una roba mai vista, ma vi giuro, una roba che non avete proprio idea. Sarà una trasmissione sia per i pizzaioli amatoriali, ma sarà una roba che in qualche modo cambierà le cose anche nel mondo della pizza professionale. Quindi ho detto la mia su Antonio e Vincenzo, quindi stai alla larga da loro, ma vai diretta, no, sto scherzando. Partiamo lunedì con questo progetto. Faccio il diretto 20 10 5, solo l'impasto liscio ma rimane troppo duro. Come mai? Che tipo di idratazione hai utilizzato? Che tipo di farina? Ci sono diverse cose da controllare. La farina? Perché io non la conosco. Con la Caputo, non conosco questa farina, Marco. L'unico problema, a mio parere, con la nuvola è l'assorbimento di acqua molto lento. E parlo del mio impasto con Planetaria. E dov'è? Io ho risolto con l'autolisi, cioè si impasta da sola, che mi importa? E infatti poi il giorno dopo è una bellezza. Col diretto, sì. Secondo te per la pizza fritta è meglio usare un 60, no, 60 di idratazione, va bene, ragazzi, perché comunque voi dovete considerare una cosa quando fate la pizza fritta. Dovete evitare assolutamente che la pizza si rompa durante la frittura, no? Mentre la state friggendo. E quindi un impasto magari più idratato, un impasto un pochettino più delicato, magari quando andate a girare si buca e quindi bucando esce tutto, è combinato un macello. 60% va benissimo, anzi, il bello della pizza fritta non è che deve essere una nuvola, cioè deve essere fritto, quindi devi anche sentire, non dico il crunch, questo no, però essere una frittura, non deve essere una roba moscia, pizza fritta. Ho fatto un diretto a Garofalo 350, 80 di idro, stavolta è venuto liquido, settimana scorsa benissimo, come mai? Chi lo sa che cosa è successo, non lo so, magari hai utilizzato acqua più calda, tra virgolette, magari settimana precedente avevi una temperatura più bassa dell'acqua, cioè mia moglie che vuole passare, non si vuole far vedere, ma adesso giro la telecamera con il motore e fa... No, Sono in pigiama. E vabbè, che fa? Mamma, mi pare che la gente non si è messa in pigiama. Ho capito, mica va a fare le Ma come no? Poi vediamo. Domanda sale in biga, non impastatrice. Ragazzi, io la biga a mano non l'ho mai fatta. Se c'è ancora Peppe connesso. Peppe è un pazzo che ha fatto la biga a mano, faticando non molto. Anzi, non poco, scusate, faticando non poco. Devo mettere il link. Sì, allora lo metto qua dal cellulare, così vediamo. Il link al quale dovete cliccare per iscrivervi a questo nuovissimo canale, che altrimenti è questo qua. Per favore, cliccate su questo link, vi iscrivete e ne vedrete delle belle. Allora, siamo tutti in pigiama adesso, sì, tutti in pigiama. Acqua proprio apposta, sera nel freezer settimana. Ma magari sei partito. C'è qualcosa? Impasteresti le forbici. Ah, ecco perché attendeva lì. Non è che stava guardando e tu, oh, mi sta guardando, ma che bello! C'è uno spettatore dal vivo, no? Mi stava chiedendo le forbici, cioè proprio senza vergogna. Vabbè. Pizza nel forno in Lillo, non ce l'ho, non ce l'ho. Sergio ha fatto dei video fantastici su Lillo. Sergio della pizza fatta in casa, pure Luigi della pizza fatta a mano. Ciao Gigio, qual consiglio sulla planetaria farina nuvola?
Planetaria, io ormai ci sto rinunciando, ragazzi, perché con le idratazioni più alte ormai faccio a mano, poi ho autolisi, ho mano a mano, preferisco questo, vi dico la verità, perché con idratazioni alte la planetaria comunque ci mettete tanto tempo, lo riscaldate, sono più le parolacce che dite. Che le benedizioni che mandate alla planetaria. Poi dipende dal budget, ragazzi. Anche questo ci sono di tutti i prezzi. Se vuoi una roba standard, ci sono le Kenwood che costano quelle di fascia bassa. Però ovviamente se paghi poco, hai poco. Se invece vuoi spendere di più, poi ci sono le KitchenAid che hanno il motore direttamente sulla planetaria, sul contenitore. E quindi hanno un wattaggio inferiore, però a livello di potenza equivalgono a una Kenwood, magari che ha il doppio del wattaggio. Ci sono tante cose da considerare. E niente, poi per iniziare cosa mi consigli? Forno o la pietra refrattaria? No, per cominciare Silvia, vai tranquillamente col forno di casa e la pietra refrattaria, perché comunque devi magari imparare a fare gli impasti e poi quando ti senti pronta magari puoi passare a livello successivo che può essere magari un forno in lillo, però tanto adesso forno in lillo finito, prima di febbraio non ce ne sono, quindi mettetevi l'anima in pace, purtroppo non c'è niente da fare. Poi 351, bravi. Oh, grazie, mi sono perso qualcosa. Fare la biga è difficile? No, Gemme, non è difficile, è un rompiscatole, nel senso che se la vuoi fare a mano, hai qualche, insomma, devi lavorarci parecchio. Se hai un'impastatrice professionale, ovviamente è facile. Con una planetaria devi spingere un pochino la planetaria, devi andare al massimo della velocità. Per esempio, la Kenwood che ho io raggiunge, cioè consigliano di usare massimo la velocità 2 per l'impasto, però se vuoi fare la biga, se vuoi poi sciogliere la biga, vuoi aggiungere il resto dell'acqua, devi per forza di cose andare a 6, che è il massimo, e quell'impastatrice non è fatta per andare a 6 con gli impasti, quindi la fai una volta la biga, è ok, la fai 10 volte nell'arco della sua vita, è ok, però che succede se fai sempre la biga? Sforzi il motore? Penso di sì, adesso non lo so, la mia l'ho rotta. Mi dicono sempre dalla regia che è durata meno, la vecchia Prospero, c'è qualcuno che l'ha avuta anche per più di 10-15 anni. Possono esserci tanti motivi, però sicuramente l'ho un po' maltrattata quella vecchia impastatrice. L'autolisi ha sostituito la planetaria per me assolutamente. Ciao Michael, 400 forza live. Sulla farina nuvola mi daresti qualche consiglio? L'ho acquistata da poco. E Matteo, guarda, non spingerti oltre il 70% di idratazione, magari vai di autolisi come ho fatto vedere all'inizio del video e durante le pause e non avrai problemi, è una farina che davvero si impasta da sola. Iscrizione fatta. Oh, grazie Gordon. Grazie. Grazie Gordon. Bellissimo complimento. Domanda da un milione di dollari. L'autolisi può essere adatta per fare la focaccia barese? Beh, la focaccia barese. Allora, la focaccia barese necessita una lievitazione e maturazione più breve. Non va di, per esempio, 24 ore. Mo' l'autolisi. Per ottenere il massimo della convenienza dell'autolisi, deve, come ho detto prima, durare tra i 30 minuti e le 6 ore. Boh, una focaccia barese, in pratica, forse più di 6 ore non la fai. Correggetemi se sbaglio. Non è un tipo di impasto a lunga maturazione. Quindi sicuramente può giovare, però, per esempio, non ricordo che si. Non mi ricordo una idratazione altissima per la focaccia barese, quindi magari se fai un 60%, 65% va più che bene. Però comunque ragazzi, alla fine della fiera non vi costa niente. Magari ne guadagnate quando la andate a stendere, però secondo me si può pure evitare, insomma, non è necessario. Io trovo un grande giovamento per la pizza al piatto, pizze ad alta idratazione.
e in generale pizze fatte con farine non eccezionali, questo sì. Vediamo, la ciabatte, quindi pensando l'impasto venga duro, un po' idratato, sì, probabilmente. Farine un po' forti, sì, magari utilizza farine un pochettino più deboli per quel tipo di idratazione. Fai le prove come ho fatto in due live fa, no, la live scorsa, per vedere fino a quanto puoi spingerti con l'idratazione, con la tipologia di farina che hai a casa. Hai fatto una pizza con lievito madre? Sì, questa qua. Che ho appena mangiato, questa qua è fatta con lievito madre. Lievito madre è rimasto, non è rimasto più, ce l'avevo qua dentro. Generalmente faccio sempre con il lievito madre, non lo preferisco. Domenico Gigi, una 3D fenomenale sul canale nuovo. Ci sarà da morire dal ridere. Ma professionalità sarà la vostra arma. Un canale speciale all'insegna della pizza dei tre amici unici. Grazie ragazzi, grazie a voi. Ragazzi, andiamo per i 400, forza, forza, forza. L'impasto con il Bimby, solo una velocità, cosa ne pensi? E il Bimby, ragazzi, ha le lame. Rompe la struttura, insomma, non è un granché per questa tipologia di impasti. Non è che non è un granché, insomma, non è proprio raccomandabile il Bimby, ragazzi. Meglio impastare a mano. Sì, Umberto. Sì, Umberto. Allora, Umberto, faccio. Hai ragione, è necessario un mio chiarimento su quella cosa che ho detto. Mi riferivo, non so se l'ho detto o non l'ho detto, magari non sono stato chiaro e me ne scuso. Mi riferivo al periodo in cui io sono stato a Salerno, che ho vissuto a Salerno, quindi parlo per vita vissuta. La famosa università della vita, no? Durante l'università che ho fatto a Salerno, a Fisciano, mi è capitato spesso di andare a mangiare a Salerno. Però, ragazzi, parliamo davvero del 1995 fino al 2000-2001. E quindi, praticamente, quel periodo lì non c'erano tante di pizzerie, ce n'erano giusto un paio. C'era forse il Trianon, se non erro. E c'era una mancanza cronica, e questa cosa, perché non ci sono pizzerie come quelle napoletane? Ma nella mia totale ignoranza, perché boh, la pizza non è che è soltanto quella napoletana, però dicevo, come siamo così vicini eppure c'è questa mancanza, mentre invece nella provincia, tipo Angri, eccetera, eccetera, c'erano pizzerie in stile napoletano. E quindi quel periodo là, diciamo, c'è stata una certa sofferenza. Però poi nel corso degli anni, per l'amor di Dio, pizzerie napoletane, se ne sono aperte tantissime. E non ultima quella di Enrico Porzio, del mio amico Enrico Porzio, che ha aperto proprio qualche mese fa una nuova pizzeria e fa delle cose spettacolari. Quindi non volevo dire che le pizze di Salerno facciano schifo, cioè, ho fatto il fesso, però mi riferivo sicuramente a un periodo della mia vita passata. Parliamo quasi di, sono 20 anni fa, mamma mia, il tempo che passa. E questo è Umberto. Spero di non averti offeso, non aver offeso i miei amici salernitani. Tra altre cose, a Salerno ci sono dei posti, parliamo di cibo, a parte, vabbè, i posti storici che sono, cioè, Salerno è un gioiello, ma c'è una trattoria, che è la mia trattoria preferita, è il Brigante. In pratica è il pronipote di un brigante di quelle parti lì, che ha aperto questa trattoria e fa cucina classica salernitana, anche un po' campana, napoletana, ma è fantastica, mamma mia, ho dei ricordi bellissimi. Vabbè, torniamo a noi. La temperatura ideale mentre si impasta, ragazzi, non più di 25 gradi, 26 gradi, non di più, perché poi sennò si fa difficoltà ad incordare poi l'impasto. Maria, non uso una percentuale, faccio un calcolo molto semplice. Considero la quantità di lievito fresco e lo moltiplico per 100. So, così, se nella farina, se nella ricetta è previsto, che ne so, 50, anzi 0,5 grammi, mezzo grammo di lievito fresco, moltiplicando per 100, so che devo mettere 50 grammi di lievito madre. Mi trovo sempre con questo tipo di schema, facendo attenzione però a,
lievito madre che deve essere bello, bello attivo, altrimenti ci vorrà poi più tempo per lievitare. Cosa succede se il lievito... buonasera Maria. Cosa succede se uso il lievito secco della Pane dei Angeli senza attivarlo? Non so se vada attivato quello Pane Angeli, ragazzi, non lo so perché non lo trovo qui, non l'ho anche mai usato. Gigi è timido, sono estroverso, iscrivete al nuovo canale. Obrigado Edu, obrigado. Davide Sepe, una pizza dall'Irlanda. Sei anche tu di Salerno, Davide. Ora sta Falcone a Cava. Pure Cava. C'ha bei posti, Cava. A parte Cava è proprio un gioiellino, Tutta quella parte lì è fantastica. Salvatore Bianco, ciao Gigio, settimana scorsa ho fatto la Tolisi, ma il giorno dopo, quando ho fatto lo staglio, i panetti non sono lievitati, anche se la massa era perfetta, almeno all'occhio. E beh, è successo qualcosa al lievito. Hai usato per caso lievito tipo Caputo? Hai usato un lievito fresco? Che tipo di lievito hai usato? Perché io andrei a cercare il problema, l'inghippo nel lievito piuttosto che nell'autolisi, perché l'autolisi alla fine non è che blocca la lievitazione, c'è cioè qualcosa che non è andato bene nel lievito. Ah no, per scroccare una pizza, vabbè. Se mi accorgo di aver usato una farina troppo forte, posso lasciarla lievitare di più per... Sì, magari ti consiglierei di farla poi lievitare in frigorifero. Cioè, se tu hai calcolato il lievito per, che ne so, 24 ore, ma hai sbagliato e usato la Caputo rossa, che magari è molto forte. Allora che fai? Lasci magari l'impasto in frigorifero dopo un paio d'ore, diciamo che lo lasci fuori dopo che l'hai impastato per attivare bene il lievito, lo lasci 24 ore in frigorifero e poi lo tiri fuori e lo fai lievitare come da manuale, insomma, per le 24 ore fuori dal frigo che avevi previsto. E fai così e quindi gli dai 48 ore di maturazione. Ma 24 ore di lievitazione, perché nel frigo, soprattutto a 4 gradi, tu blocchi la lievitazione. Lievito secco della Caputo. Sabato, allora stai confermando quello che è un mio sospetto da verificare. Allora, quando io ho aggiunto il lievito Caputo direttamente all'impasto, l'impasto non è cresciuto bene. Quando invece l'ho aggiunto direttamente alla farina, l'impasto è cresciuto. Quindi, se tu vuoi fare l'autolisi, ti consiglio a questo punto di fare il no knead, cioè di aggiungere direttamente, subito, lievito e sale. E quindi fai in questo modo qua, se hai quel tipo di lievito. Però devo fare degli esperimenti prima di dire una roba del genere. È buono il G3 Ferrari? È buono, un buon forno per cominciare. Certo, va magari moddato, va migliorato, va modificato per ottenere risultati migliori. C'è l'illo che costa un pochino in più, però è top, però è esaurito fino a febbraio. Verificato, dopo un po' non funziona più. Ho un problema con l'impastatrice, con variatori di velocità, scalda troppo l'impasto, qualche dritta. Guarda, io ho visto gente che metteva le bottiglie, con le bottiglie ghiacciate, tutte torno torno l'impastatrice, cioè attorno il contenitore. Lievito Caputo deve essere mescolato nella farina, altrimenti non parte. Allora ragazzi, ci siamo. Va mescolato alla farina, altrimenti non parte. Quindi se lo mettete direttamente nell'impasto, quindi perdete ogni speranza voi che entrate. Quindi fate in realtà il no knead se volete utilizzare, se avete soltanto il lievito Caputo a disposizione. Allora, ultima occhiata all'impasto che abbiamo fatto prima. Come vi ho detto prima, diciamo che non è passata in realtà un'ora. Facciamo, prevedete come reagisce bene. E poi a questo punto qua vado di laminazione, tolgo la farina, vedete com'è bello resistente e questo non l'ho proprio impastato, cioè è incordato da solo. Leggendo, ci sono altre domande.
Dai. Allora, prima di salutarci, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto, mi dispiace, cercherò di fare meglio la prossima volta. E poi, vabbè, seguitemi su tutti i social, sono su Instagram come Gigio Pizza. Su Facebook mi trovate come Gigio Attanasio, ho cambiato il nome, non si chiama più Impasto in Fuga. E niente, sono anche su Telegram, mi trovate sempre come Gigio Pizza. E poi c'è un canale su Telegram dove potete interagire con me, non quando ci sono, insomma, non ci sono sempre, altrimenti mi licenziano al lavoro se mi metto a chattare. No, non è vero, però insomma non riesco a starci sempre. Come vedete, questo qua un pochettino soffre perché alla fine saranno passati forse 20 minuti da quando abbiamo fatto i giri prima le pieghe. Grazie Antonio, un abbraccio virtuale, Antonio, mamma mia, guarda. Ciao Gigio, vado a fare le cose per Pizza Talk. Grazie Antonio. Ma come devo fare? Ma sto ragazzo c'ha un cuore d'oro, c'ha un cuore d'oro. Ok, allora. Facciamo la pirlatura, come la chiama? Cioè, si chiama così, però Antonio adora sottolineare questa cosa. E io pirlo. Ecco qua. Essendo passato poco tempo, insomma, ha fatto più fatica, però va bene, è il pensiero che conta. Un buchetto, vado a coprire. Ok, quest'altro qua ve lo mostro per vedere dove siamo e poi veramente ci salutiamo. Vedete? Guardate che bolla! Se la notate, guardate. Faccio anche qua qualche piega. Guardate com'è liscio. Avete visto? Guardate. Incredibile, apriamo qua. E ci salutiamo ragazzi. Allora, è stato davvero bellissimo stare qui con voi. Vi ricordo di iscrivervi al nuovo canale Pizza Talk. Ci sarà un mega format con Vincenzo Viscusi, Antonio di Malati di Pizza e molto molto altro ancora. Non ve lo perdete, iscrivetevi. E vi saluto e vi dico ciao e alla prossima. Un abbraccio.